Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo, a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. In questa puntata navighiamo con Hurtigruten, il famoso postale norvegese che opera in Norvegia da lontano 1893 e che da qualche anno ha allargato il proprio orizzonte anche nelle crociere artiche, al Polo Nord, Polo Sud, Groenlandia, Islanda, Nord America e Canada. In questa puntata scopriamo proprio le bellezze del Grande Freddo. Navigate con noi! L'Islanda è conosciuta come la terra del fuoco e la terra del ghiaccio. Più del 10% del suo territorio, infatti, è coperto da ghiacciai. I paesaggi di Islanda sono un racconto emozionante e molto reale dei fenomeni naturali che hanno plasmato la terra: eruzioni, sorgenti geotermiche, grandi ghiacciai. In Islanda ci sono circa 30 geyser. La maggior parte di esse è concentrata in un'area del sud-ovest del paese, nella valle di Haukadalur, di cui il più famoso è quello di Geysir, che, essendo il più antico geyser storicamente conosciuto, ha dato il nome a tutti i fenomeni di questa categoria. Geysir deriva dal verbo islandese gjosa, che significa eruttare, emettere a fiotti. Altra caratteristica dell'Islanda sono le oltre 10.000 cascate, le famose Foss. L'acqua di fusione dei ghiacciai si fa largo tra le rocce, con salti anche imponenti e spettacolari. Gullfoss è la più famosa ed è un'attrazione turistica di prim'ordine assieme a Thingvellir e ai geyser, con il quale costituisce il cosiddetto Golden Circle, il circolo d'oro, la cui fama è sicuramente molto molto meritata. A bordo delle navi Hurtigruten ci sono tanti esperti di biologia marina, sopravvivenza artica, oceanografia e tante altro ancora, che ogni giorno fanno delle bellissime conferenze per rendere la crociera un'esperienza indimenticabile. La Fram originale era la più famosa nave esploratrice del suo tempo e le conquiste delle sue spedizioni non hanno uguali. La moderna motonave Fram conserva il patrimonio genetico dell'originale, utilizzando la tecnologia più avanzata per essere particolarmente adatta per i viaggi di spedizione nelle regioni polari. La Fram è stata costruita nel 2007 in Italia a Fincantieri, con un chiaro intento: avvicinare i suoi ospiti alla natura con esperienze indimenticabili. Gli ampi ponti esterni includono l'accesso alla prua della nave, un luogo ideale per osservare la fauna marina e dedicarsi alla caccia fotografica. La nave è stata concepita come una nave da spedizione, con strumenti per il disegno di mappe, database di rilevamento della profondità della nave, sonar estraibile, luci di ricerca per l'iceberg, sistema di localizzazione autonomo, serbatoio combustibile sovradimensionato per l'autosufficienza in un vero e proprio Expedition Deck Tools. Fram è semplicemente la migliore nave da spedizione che si possa immaginare. Naturalmente sono previsti tutti i servizi di una vera e lussuosa nave da crociera. 127 cabine di diversa grandezza, con le suite nominate come i grandi esploratori norvegesi, di semplice ma curato design, dal sapore prettamente nautico e dotate di tutti i comfort. A bordo della nave la location più apprezzata ed ambita è la Panoramic View, posizionata al settimo piano, una sala panoramica che ci permette di apprezzare le bellezze della nostra crociera a 360 gradi. Aree comuni per la lettura, area spa dotata di palestra, sauna, vasche idromassaggio e esterne riscaldate dove provare l'estremo relax di un bagno caldo circondati dai ghiacci.
A bordo della nave c'è anche un bellissimo reparto storico che ricorda le imprese, le prime imprese del secolo scorso per la scoperta del Polo Nord e il Polo Sud. C'è un bellissimo modellino originale della nave Fram, la nave con cui il grande norvegese Roald Amundsen scoprì il Polo Sud nel 1911. Nel ristorante posto al Ponte 5 a Poppa si può gustare la migliore cucina senza rinunciare alla spettacolare vista della nostra crociera. La navigazione in questi mari comporta una grande attenzione per l'ambiente, la natura, la flora e la fauna, e Hurtigruten è all'avanguardia anche in questo settore. Sono in arrivo nuove navi di trazione elettrica che comportano una riduzione delle emissioni del gas del 20%. Superando il circolo polare artico si entra nel regno del sole di mezzanotte. Da qui in poi le giornate estive si allungano sempre di più. Il sole di mezzanotte si mostra tra i monti come un cerchio infuocato e le chiare notti estive durano diversi mesi. Il sole di mezzanotte rende il giorno interminabile e dona energia per nuove avventure. Accarezzati dalla brezza, si può partecipare a un safari fotografico per avvistare le balene o i rapaci che si liberano nell'aria. Nell'entroterra e sulle montagne si può fare escursioni alla portata di tutti, in una natura pressoché incontaminata e costellata di laghetti. Si può scoprire la ricca fauna artica e osservare i giochi meravigliosi della corrente del Golfo. In Finlandia c'è ampia libertà di religione. Questi sono i due simboli delle religioni più seguite. Il 90% è luterano con la sua basilica in piazza del Senato e il rimanente è ortodosso con la sua chiesa. Helsinki è una moderna città europea dove 450 anni di storia e tradizione si fondono con il design e le tendenze dei giorni nostri. Helsinki è caratterizzata da una moderna architettura, un'atmosfera trendy, negozi di alta moda e importanti manifestazioni culturali e artistiche che si svolgono nel cuore della città. Helsinki ha sempre qualcosa da offrire ogni giorno dell'anno, estate, inverno, primavera e autunno. Carina e compatta, la capitale della Finlandia è un luogo da visitare senza fretta, ideale con la crociera. In Finlandia ci sono oltre 70.000 isole, di cui 20.000 abitate con case o cottage dei finlandesi. Solo ad Helsinki ci sono 314 isole. Helsinki ha un lungomare, pensate, di 100 km. Helsinki è una città verde dal tipico esotismo nordico. Helsinki è una città compatta da scoprire camminando a piedi. Design, architettura, cultura, shopping e sport sono tante le occasioni per scoprire le bellezze della capitale finlandese.
Riga ha un intero quartiere dedicato all'Art Nouveau. È considerata la città con il maggior numero di palazzi in stile Liberty. Il progettista di questi palazzi è Michael Eisenstein, padre del famoso regista russo Sergei Eisenstein, regista della corazzata Potemkin. Il Teatro Nazionale dell'Opera di Riga, qui in Lettonia, è il teatro più importante della città, costruito nel 1863, completamente rinnovato nel 1995, assomiglia in piccolo al famoso Teatro Bolshoi di Mosca. Altro simbolo da non perdere qui a Riga è la Statua della Libertà. Le tre stelle che vedete in alto sono le tre regioni della Lettonia, Curlandia, Livonia, Lettgallia. La donna, simbolo di questa statua, viene soprannominata Milda, l'antica dea lettone dell'amore e della libertà. Riga, la metropoli del Baltico, dove un pittoresco centro storico e romantici caffè convivono con il caos di una grande città. Molti giovani di tutta Europa hanno fatto di Riga la città della movida delle nuove generazioni. Storia e cultura che si mescolano, forse è una bellissima leggenda, ma qui a Riga si dice che il primo addobbo per l'albero di Natale venne fatto qui a Riga nel 1510. C'è una mattonella che lo ricorda, proprio nella piazza del comune davanti al museo dell'occupazione della Lettonia dal 40 al 91. È piacevole ricordare questa bellissima storia. Giver, un mondo di natura. sportoutdoorviaggi.it. L'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Cari amici degli spettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. È finita questa puntata di Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Puntata questa veramente eccezionale, tutta dedicata al grande nord, Islanda, Groenlandia e Norvegia. Grazie a Giver Viaggi e Crociere che ci ha ospitato a bordo delle sue navi. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, e mi raccomando, quindi, navigate sempre con noi.